Domenica 24 settembre, bentrovati a questo nuovo appuntamento con TG Replay, la nostra finestra che torna ad aprirsi su alcuni degli avvenimenti, delle notizie che hanno caratterizzato la settimana appena trascorsa. Giovanni Di Santo, nuovo direttore generale dell'azienda sanitaria del Molise, ha preso servizio nei giorni scorsi negli uffici dell'ASREM in via Petrella, naturalmente a Campobasso. Prima il nuovo manager era passato al Cardarelli. L'obiettivo è quello di prendere un primo contatto con la realtà ospedaliera molisana. Si è insediato negli uffici di via Petrella Giovanni Di Santo, il nuovo direttore generale dell'ASREM, che ha però iniziato la sua avventura in Molise recandosi al Cardarelli di Campobasso, un segnale di vicinanza a medici e pazienti prima di arrivare nelle stanze di comando. Ho avuto modo di parlare, di incontrare i direttori di unità operative complesse, di parlare con loro. Ovviamente questo mio primo impatto con i medici, tra i medici, vuole dare anche il significato di questa mia venuta qui nel Molise, e cioè di essere a fianco ai medici per mettere al centro il paziente e quindi dare una sana sanità al Molise per quanto è possibile, ovviamente per quanto sarà nelle mie possibilità, però di lavorare e fare un gioco di squadra. I medici hanno il ruolo importante, così come anche ovviamente gli amministrativi, tutti devono salire a bordo per poter migliorare questa sanità. È ovvio che ci saranno delle criticità, le supereremo, cercheremo di andare avanti nel migliore dei modi e io da oggi, così come ho avuto più volte modo di dire, sarò un molisano, sarò un sannita molisano, tra l'altro io confinato più nella zona dei Pentri, voi forse dei Frentani, però insieme poi, come dire, no, ci incontriamo a Pietrabondante per far passare i romani sotto le forche caudine. Le criticità della sanità molisana, come è noto, sono molteplici e sarà soprattutto necessario sfruttare ogni possibilità per cercare di migliorarla, soprattutto sul territorio, prendendosi cura prima di curare. Cercherò insieme ovviamente alla squadra di cui parlavo prima di studiare bene i percorsi, di rivisitare un po', come dire, tutte le attività da svolgersi. Cercheremo di sfruttare a questo punto anche tutte le possibilità attraverso i finanziamenti del PNRR per cercare di arrivare quanto più possibile in periferia, e cioè vicino al paziente. Noi dobbiamo dare vicinanza al paziente, il paziente si deve sentire protetto, perché dobbiamo entrare in questo concetto non del curare ma del prendersi cura. Sono due concetti importanti ma molto diversi tra loro. Cureremo e ci prenderemo cura del cittadino. Dopo Florenzano, che era un avvocato, alla guida dell'ASREM arriva un medico, ex direttore sanitario del San Pio di Benevento, insomma un professionista con un'esperienza consolidata. Ma penso che il medico può avere forse, ma perché ha una forma mentis diversa rispetto agli altri, attenzione, non perché migliore o peggiore di altri, ma solo per una forma mentis diversa ha maggiore contezza del peso della patologia, della valenza, delle possibili necessità per curare quella patologia. Quindi, diciamo, rientra in quello che può essere una ottimizzazione delle risorse, una ottimizzazione dei costi per dare il massimo di salute al paziente che si rivolge al nostro sistema sanitario. Presentato alla Giunta regionale il progetto per il nuovo stabilimento che a Termoli ospiterà una delle più grandi gigafactory per la produzione di batterie per le automobili, il progetto Stellantis prevede 600 milioni di euro di investimento e a pieno regime 1800 posti di lavoro. Presentato a Termoli dalla ACC nella sede dello stabilimento Stellantis ex Fiat, il progetto per la realizzazione di un nuovo complesso industriale per la produzione di batterie per auto. Il progetto è stato illustrato al presidente della regione Roberti e dalla sua giunta. Si tratta di un nuovo stabilimento che nascerà al lato dell'attuale struttura industriale. 600 milioni di investimento da parte dei soci ACC, e cioè Stellantis, Mercedes e Total. 1800 i posti di lavoro previsti a regime. Il progetto è assistito da Sviluppo Italia e godrà anche dei fondi PNRR nazionali. L'inizio dei lavori per la realizzazione della Gigafactory
è previsto tra la fine del 2023 e l'inizio del 2024. Entro il 2025 dovrebbe iniziare la produzione. Alla Regione è stato chiesto di accelerare al massimo le procedure di accompagnamento, ovvero pareri ed autorizzazioni varie. Massima la disponibilità offerta da Roberti per un'opportunità industriale che porterà il Molise ad essere una delle tre maggiori realtà europee per la produzione di batterie. Nel 2020 le francesi PSA e Total avevano creato la ACC, società per la produzione di batterie. A seguito della fusione tra PSA e FCA, la quota della ACC in precedenza della PSA è passata a Stellantis. Inoltre nel 2021 è subentrata anche la Mercedes, che è diventata azionista paritaria insieme a Stellantis e Total. Il progetto è strategico per la UE e infatti si avvale del sostegno finanziario degli stati francese, tedesco e italiano, e nasce per contrastare il dominio asiatico nel mercato delle batterie per veicoli elettrici, con l'obiettivo di produrre almeno 120 gigawatt di capacità di celle entro il 2030. A distanza di 3 anni dall'annuncio della joint venture, la ACC ha inaugurato la sua prima gigafactory a Billy-Borclau, comune alle porte di Douvrenne, situato nella Francia settentrionale. Nel 2025 è atteso l'inizio della produzione in Germania e a Termoli. Una unità di intenti raramente o forse addirittura mai vista in Molise per quanto riguarda la politica regionale, a mettere d'accordo tutte le forze politiche. L'opposizione al progetto di Enel Green Power da realizzare a Castel San Vincenzo, il progetto denominato Pizzone 2. Politici, intellettuali, cantanti e musicisti, tutti in piazza Umberto I ieri pomeriggio a Castel San Vincenzo per esprimere le ragioni del no al progetto presentato da Enel Green Power, finalizzato a realizzare l'impianto idroelettrico sui laghi di Castel San Vincenzo ed Alfedena. La Regione non ha fatto ancora degli adempimenti ben precisi. Su mia sollecitazione ho chiesto al Presidente Pallante di attenzionare questa problematica. Il Presidente Pallante ha convocato Enel, sono venuti in una saletta del Consiglio regionale e ci hanno illustrato quello che era il progetto. Ogni capogruppo veramente, però l'abbiamo esteso un po' a tutti quanti, ha posto delle domande, quindi non abbiamo semplicemente discusso e chiesto all'Enel quali erano le problematiche, i tempi di realizzazione, che cosa lasciavano sul territorio, sia a livello occupazionale che a livello di remunerazione per il territorio. Personalmente le risposte non sono state esaustive per quel che mi riguarda, come me ci sono stati altri consiglieri. Adesso però questo è un progetto che va via, quindi entra in gioco, diciamo, la Regione Molise con i suoi dirigenti e con la Giunta. Noi stiamo cercando di capire quali sono gli obiettivi precisi dell'Enel e stiamo cercando di capire come la cultura, l'arte, la passione, gli amanti del paesaggio debbano e possano intervenire perché tutto venga fatto nella prospettiva di una migliore utilizzazione del lago. Un'opera che in Molise non piace proprio a nessuno e che mette d'accordo tutte le forze politiche, mai come stavolta, tranne che in Abruzzo, dove la regione e la provincia dell'Aquila continuano a tacere, nonostante le motivate osservazioni presentate dalla direzione del Parco Nazionale di Abruzzo, Lazio e Molise e i comuni di Barrea ed Alfedena. Sì, non solo abbiamo preso una posizione, ma abbiamo già depositato una mozione con la quale chiederemo al Consiglio regionale di esprimersi con la contrarietà netta rispetto al progetto, con la premessa che ovviamente l'energia da fonti rinnovabili e pulite è il presente e il futuro, ma non in quest'area che è un'area particolare per il valore paesaggistico, per il valore naturale, per tutte quante i siti che sono inseriti nella rete Natura 2000, ovviamente per il Parco Nazionale. Ma la lotta è appena agli inizi e nessuno si fida del colosso nazionale dell'energia elettrica che nelle prossime settimane ha annunciato gli incontri con gli attori del territorio. Nel momento in cui c'è stata la nostra presa di posizione, anche a livelli alti, molto alti, c'è stato un freno da parte dell'Enel. Enel sicuramente tornerà alla carica presentando un nuovo progetto, ma iniziando un dialogo col territorio. E andiamo a vedere se
le opportunità che ci propongono vanno a cozzare o meno con quelle che sono le peculiarità del lago di Castel San Vincenzo e di tutto il gruppo delle Mainardi. Dobbiamo capire Enel veramente cosa vuole fare. Noi ci dobbiamo incontrare con i tecnici dell'Enel per poter rivedere il progetto, per poter discutere di ciò che è buono e di ciò che non è buono per Castel San Vincenzo, per il nostro territorio, soprattutto per il nostro lago e il territorio, le montagne e tutto il resto. L'Enel è disponibile, ha chiesto una proroga al MISE di 120 giorni, per cui ne trarremo fuori le relative discussioni, operazioni da fare. La manifestazione organizzata dal musicista e cantautore Lino Rufo, coordinata dal giornalista Maurizio Varriano, ha registrato l'adesione di diversi artisti molisani che gratuitamente si sono esibiti per difendere il territorio e respingere con forza la proposta indecente intesa a devastare un'area di eccezionale pregio ambientale. Migranti, se ne parla anche in Molise, incontro a Roma tra il ministro degli interni Piantedosi e il presidente della giunta regionale del Molise Roberti, presidente Roberti accompagnato dal prefetto di Campobasso Lattarulo. All'ordine del giorno la realizzazione nella nostra regione di un centro dove ospitare i migranti da rimpatriare. Migranti, il presidente della giunta regionale Francesco Roberti, insieme al prefetto di Campobasso Michela Lattarulo, ha incontrato il ministro dell'interno Matteo Piantedosi per la questione del centro per il rimpatrio da realizzare in Molise. Un incontro cordiale e interlocutorio che ha spaziato su diversi argomenti inerenti sia alla questione migranti, sia più in generale la situazione sicurezza in Molise. Roberti ha anche invitato il ministro Piantedosi per una visita istituzionale nella nostra regione. Sulla questione dei migranti, oltre alla eventualità di prevedere misure per l'accoglienza, sull'eventuale costituzione di un centro di permanenza per i rimpatri, è stato rimarcato quanto previsto dalla normativa in vigore, ovvero che eventualmente, se necessario, la dislocazione dei centri di nuova istituzione deve avvenire, sentito il presidente della regione interessata, privilegiando i siti e le aree esterne ai centri urbani che risultino più facilmente raggiungibili e nei quali siano presenti strutture di proprietà pubblica che possano essere anche mediamente interventi di adeguamento e ristrutturazione resi idonei allo scopo, tenendo conto della necessità di realizzare strutture di capienza limitata idonee a garantire condizioni di trattamento che assicurino l'assoluto rispetto della dignità della persona. Alla fine dell'incontro, Piantedosi ha dichiarato che al momento sta seguendo l'evoluzione degli sbarchi, monitorando la situazione. Qualora sarà necessario, la costituzione di nuovi CPR coinvolgerà sicuramente i presidenti di regione, tra loro anche Roberti, visto che il Molise ancora non ha individuato nessuna struttura o area interessata. Perdita del potere d'acquisto delle pensioni e difficoltà sempre crescenti a curarsi, questi temi affrontati dal congresso regionale della WILP Molise. Difficoltà a curarsi e pensioni troppo leggere sono i problemi con cui quotidianamente devono confrontarsi tanti pensionati in Molise così come altrove. Sono anche i temi del congresso regionale della WILP Pensionati. A Pozzilli stamane, nella sala convegni dell'Hotel Dora, anche il segretario regionale della WILP Tecla Boccardo e il segretario organizzativo nazionale Pasquale Lucia. Nella sua prolusione Claudio Perna è tornato sulle conseguenze concrete legate alla perdita del potere d'acquisto delle pensioni e dell'inflazione crescente. I pensionati sono costretti a mettere a tavola sempre meno cibo e di qualità scadente, gli stessi pensionati che non hanno soldi per curarsi e per fare prevenzione. Al momento, ancora il responsabile WILP Molise, nessuna risposta dal governo alle nostre proposte per il settore sanitario, la non autosufficienza e il recupero del potere d'acquisto. Noi siamo qui anche a rivendicare una giusta rivalutazione delle pensioni e non il blocco che invece è stato previsto nella finanziaria delle rivalutazioni delle pensioni, perché le pensioni molisane oltretutto sono tra le più povere d'Italia, siamo la regione con le pensioni più basse d'Italia con una media intorno ai 600 euro. Questo la dice tutta, anche perché tutto è connesso, tutto cammina insieme. Se i giovani non lavorano, i pensionati sono pensionati poveri, i giovani lavorano in intermittenza e quindi sono poveri, avranno pensioni povere, non ci sono entrate nelle casse anche regionali. Questo poi la soluzione non può essere l'aumento delle tasse, ma giusti investimenti che possano permettere alle persone di vivere in maniera dignitosa.
Parliamo con uno di loro, quali sono i problemi con cui si deve confrontare un pensionato in Molise? Penso che i problemi saranno un po' uguali per tutti quanti. Prima di tutto il problema che io ho potuto riscontrare sulla mia pelle è stato quello della sanità. Sono dovuto ricorrere per fortuna a Vasto, dove ho trovato personale capace e dove ho potuto curarmi, insomma, ho potuto risolvere i miei problemi. Per quanto riguarda il resto, l'assenza secondo me è importante che si sente, io parlo per quanto riguarda il mio comune, una struttura dedicata anche per l'intrattenimento se vogliamo, per la socializzazione, sarebbe importantissima, non importante, molto molto utile veramente. Prenotare una visita, un qualcosa, ci sono tempi di attesa stralunghi, quindi è chiaramente laddove uno alla possibilità va nel privato, se no altrimenti è costretto a subire tutti questi ritardi. La rete di cittadinanza, meno male che l'hanno tolta, io ho pagato 40 anni di contributo e più o meno di chi la rete di cittadinanza, poi stanno tutte arrotate, ma hanno fatto pure a toglierla. E sulla questione sanità che dici? Non si risolve mai niente perché ognuno dà colpa all'altro. I problemi più grossi sono quelli della nostra solitudine, che siamo abbandonati da tutti, naturalmente, e poi anche il governo ci ha abbandonato. Io, la mia pensione dal 2010 è bloccata. Ed ora ascoltate le parole di questa donna. Inizialmente non voleva comparire davanti alle telecamere, ma poi ha deciso di farlo per parlare più che di pensionati, dei suoi figli e dei figli del Molise. Io sono una pensionata da vari anni, sono vedova, e ho ancora dei figli disoccupati. Non ci sono vie. Questa è la preoccupazione. Non un problema, preoccupazione. Perché economicamente posso anche aiutarli e tutto quanto, ma io penso al loro futuro. E non è detto che in Molise tutti i ragazzi devono partire. C'è proprio menefreghismo. Non ci sono programmi dal punto di vista regionale, eccetera. I posti di lavoro sono sempre diretti e disponibili per chi ha le raccomandazioni. Questo da sempre e sicuramente continuerà così per sempre, fin quando non si cambieranno le menti e le figure. Ed ora ci spostiamo a Palazzo San Francesco, ad Isernia, voto contrario all'incompatibilità. Claudio Falcione mantiene il suo posto nel Consiglio Comunale di Isernia, ma per lui si è trattato di una questione politica che lo ha spinto a lasciare la sua lista e a valutare di abbandonare la maggioranza. Manterrà il proprio posto in Consiglio Comunale Claudio Falcione. Con una situazione di parità di voti, l'assise civica non ha decretato l'incompatibilità dell'esponente di Isernia Futura, derivata da un contenzioso in corso con l'ente municipale. Il caso, protrattosi per alcuni mesi in seguito a diversi rinvii, ha tenuto a lungo aperto il dibattito tra i banchi di Palazzo San Francesco, con la minoranza che ha sempre ritenuto la vicenda una questione politica, che ha evidenziato le crepe nella maggioranza, e l'amministrazione che ha sempre ribattuto che si trattasse invece di una semplice applicazione delle norme previste dal TUEL. Ieri in aula una lettura più precisa la si è avuta dai numeri, con la minoranza, escluso Marco Amendola, che ha votato a favore della permanenza del consigliere Falcione, e la maggioranza che ha votato contro, con l'eccezione di Elvira Barone, Angela Perpetua e Gabriele Olivieri, che hanno supportato Falcione, e Gemma Laurelli, che si è astenuta. Il fatto che la propria lista d'appartenenza Isernia Futura abbia votato quasi per intero il proprio allontanamento dal Consiglio, unitamente all'atteggiamento degli altri esponenti della coalizione, ha spinto Falcione a decidere di abbandonare Isernia Futura e valutare di lasciare anche la maggioranza. A suo avviso ci sarebbe stato un tentativo di tagliarlo fuori. Le mie osservazioni andavano in Consiglio Comunale e dovevano essere poste al vaglio di ogni singolo consigliere che in scienza e coscienza doveva votare. Quello che ho notato è che non c'è stata nessuna di queste impostazioni, hanno fatto delle scelte, ritengo, politiche, perché il PD fondamentalmente ha fatto un qualcosa di questo tipo, e mi meraviglio moltissimo della scelta degli altri consiglieri che avevano già, della mia lista, che avevano già dato, erano a me favorevoli, e poi all'ultimo momento si sono rigirati. Ringrazio in questo momento tutta
tutta l'intera minoranza in toto e gli altri consiglieri che mi hanno votato. È chiaro che io ora prenderò delle decisioni particolari, perché stare in Isernia Futura è ormai impossibile. Passerò nel gruppo misto e sto valutando. Inoltre, il consigliere ha ritenuto inopportuna la dichiarazione di voto fatta dal sindaco Piero Castrataro in apertura della seduta. Il sindaco in questo momento non doveva minimamente influenzare con quello che ha detto, cioè lui ha detto... Ho detto devo comunque votare la incompatibilità, invece in questo modo ha influenzato tutti gli altri consiglieri della maggioranza e invece la cosa più normale sarebbe stata un'astensione. Non è stato così, vuol dire che il sindaco, così come ha tolto di mezzo la Scarabeo, validissima assessore, ha cercato ultimamente di far fuori l'altro assessore di Baggio, altro validissimo assessore, ha cercato ora di togliere di mezzo anche me. Osservazioni rigettate in toto dal primo cittadino. Ma non è una questione di maggioranza, l'ho sempre detto sulla questione Falcione, anche quando abbiamo fatto le discussioni di maggioranza, io non ho dato assolutamente nessuna indicazione, non la darò mai. Quando si tratta di votare l'incompatibilità di un consigliere, è sempre una cosa dolorosissima, si spera sempre che queste questioni non vadano in aula. Io ho espresso il mio voto e il voto che farò sempre quando c'è da discutere di questa cosa, perché come ho detto sempre, viene prima l'interesse generale, quello particolare del sindaco. Questa non è una questione personale e se lui o altre persone a cui dovesse capitare una cosa del genere la devono interpretare in questo modo, allora siamo su due binari diversi. Le questioni politiche sono politiche, questa non è una questione politica, è una questione di compatibilità. Non ci doveva essere la difesa di un gruppo, di una maggioranza o dell'intero consiglio, c'era l'espressione singola, libera dei singoli consiglieri se era opportuno far rimanere il signor ingegner Falcione in consiglio o meno. Ribadisco, io ho massima stima dell'uomo, del professionista, del consigliere comunale che ha fatto finora, lo continuerà a fare, se va in minoranza mi dispiace tantissimo. In consiglio è approdata anche l'interrogazione dell'esponente di centrodestra Giovan Carmine Mancini, appoggiata da altri rappresentanti dell'opposizione, sull'intitolazione dell'auditorium alle vittime del 10 settembre. Richiesta che, ha sottolineato Castrataro, è intenzione dell'amministrazione. Tra ruderi, sporcizie e potenziali pericoli, il nostro mini tour in alcuni dei luoghi simbolo di Venafro. Una vecchia cabina elettrica di trasformazione alimentata con l'acqua del San Bartolomeo che scende dalla montagna, fino agli anni 60, ci raccontano, è stata attiva. L'accesso, e meno male, è bloccato da questo cancelletto, ma all'interno, oltre alla sporcizia e ai rifiuti accumulatisi negli anni, si vede chiaramente quel che resta di una turbina, tutto intorno, quasi a coprire il corso d'acqua, di cui si sente il gorgoglio, la fitta vegetazione incolta e un pungente odore di urina. Siamo a Venafro, in centro città, nell'area dello storico lavatoio. A proposito, tra un po' andremo a fare una passeggiata anche lì. Questa è una vecchia chiusa, serviva a regolare il flusso dell'acqua che alimentava la turbina. Nella vasca adiacente, bottiglie di plastica ed altro ciarpame che galleggia nell'acqua. Adesso sembra incredibile, ma in questa specie di vasca, in estate, da ragazzi, facevamo il bagno, ci ha detto malinconicamente un residente. E a proposito del lavatoio, qui fino a poco tempo fa non era difficile vedere qualche lavandaia intenta a fare il bucato. Ora quasi non accade più perché molte delle mensole in pietra utilizzate per il lavaggio del bucato sono distrutte. Ad oltre un anno dall'atto vandalico, i danni non sono stati riparati e i responsabili, neanche a dirlo, rimangono ignoti.
nel lavatoio non si vedono più le lavandaie, dicevamo, ma quest'acqua è ancora fortunatamente usata per altri scopi. Cosa sta facendo qui? Niente, io dopo una bella corsa, tipo ho fatto un 15 km, vengo qui e mi vengo a rifrigerare le gambe. Com'è l'acqua? È bella ghiacciata, quindi la consiglio per sfiammare le gambe dopo una bella corsa, ci vuole. E proseguendo lungo il corridoio centrale, cicche di sigaretta e ancora bottiglie. E addirittura qui barre di ferro arrugginito che ad altezza d'uomo e di occhi di bambino escono dal blocco di pietra. A qualche passo di distanza ci imbattiamo in un'altra cabina elettrica, questa moderna, ma comunque non è messa bene. L'acqua che fuoriesce dalla grata alle mie spalle, parzialmente ostruita da blocchi di cemento per limitarne il flusso, ad un certo punto invade la strada che diventa una specie di fiumiciattolo. Alla base della cabina, oltre ai resti di un volatile lì da giorni, si intravede una piccola condotta. L'acqua dovrebbe passare sotto, ma il foro è ostruito. La caditoia è saltata e ora l'acqua rimane in superficie, arrivando a lambire il box che contiene cavi elettrici. Mi facessero l'inca la natura, allargano il tubo di scola e risolto il problema. E questo c'è stato da quando è stata fatta, lo vedono tutti. Basta un semplice geometro, il problema lo risolve, non ci servono gli scienziati. E noi in realtà siamo all'altezza di una parete laterale della palazzina Liberty. Ecco una porta il cui accesso è possibile, sì, ma solo munendosi di stivali da pescatore. E il nostro mini tour in alcuni dei luoghi simbolo di Venafro per ora si chiude qui. Da Venafro ci spostiamo nel capoluogo di regione perché sono partiti i lavori del complesso sportivo nella zona di Fontana Vecchia, a Campobasso appunto, un impianto completo che sarà costituito da un campo da gioco polivalente, tennis, pallavolo e un'area attrezzata per arrampicata. Insomma, questo il progetto che sta diventando realtà. Nuovo impianto sportivo di Fontana Vecchia, ci siamo, già da qualche settimana sono iniziati i lavori che dovrebbero terminare all'inizio del 2025. Al completamento consegnerà al quartiere un nuovo campo polivalente con tribune, spogliatoio e parete per l'arrampicata. Era necessario, insomma, in questo quartiere che è nato come quartiere popolare con tante abitazioni, persone in difficoltà, di fatto non c'è un luogo verde, una zona dove socializzare. E abbiamo approfittato del finanziamento del PNRR per realizzare un campo a disposizione di tutti. Dunque la struttura è unica ma polivalente, lo richiedeva anche il bando, quindi ci sarà la pallavolo, ci sarà il tennis, il calcetto e abbiamo previsto anche degli spogliatoi per disputare anche gare, insomma, in quanto il campo sarà omologato dal CONI e ovviamente una tribunetta per assistere agli eventi, anche perché l'impianto si spera possa essere utilizzato in futuro anche per attività culturali. Verranno comunque mantenuti, anche se in numero minore, delle aree parcheggio. E, monitorando, insomma, la zona abbiamo visto che l'area parcheggio era utilizzata prevalentemente nella parte alta, quella nei pressi del centro storico, quella più vicina al centro storico. E per questo motivo abbiamo pensato di cambiare anche la mobilità, non bisogna fare il giro, insomma, da Fontana Vecchia per entrare nel parcheggio, ma si accederà direttamente da Piazza Venezia. I fondi stanziati provengono dal PNRR. E circa 1 milione di euro, è il cluster 1, insomma un fondo destinato a nuove realizzazioni. Ricordo il PNRR ha messo a disposizione 3 fondi, di cui uno inaccessibile per una città come la nostra, gli altri 2 invece siamo riusciti ad accaparrarceli. Con uno facciamo l'antistadio di Campobasso, i lavori sono in esecuzione, e con il secondo finanziamento, quello per il nuovo impianto, lo realizziamo qui. Cambio al vertice della Compagnia dei Carabinieri di Isernia, il colonnello Turchetti lascia l'incarico, al suo posto il capitano Iodice, presentati anche i 2 nuovi comandanti di stazione.
Cambio al vertice della compagnia Carabinieri di Isernia. Dopo 4 anni contraddistinti da successi e operazioni di rilievo per quanto riguarda il contrasto alla criminalità, il tenente colonnello Turchetti lascia il Molise. Per lui una nuova e avvincente esperienza professionale presso il comando provinciale di Frosinone. Indubbiamente sono stati esattamente 4 anni vissuti su questo territorio in maniera molto intensa, tanto sul profilo lavorativo quanto sotto il profilo umano. E sintetizzo dicendo che questa straordinaria terra io la porterò nel cuore. E in particolare la genuinità dei cittadini, la genuinità dei miei collaboratori. Inevitabilmente in questa giornata per me molto particolare, molto forte anche sotto un profilo emotivo, proprio perché ci lascia il cuore, inevitabilmente passo ai ringraziamenti, dove in primis ringrazio i miei collaboratori, i miei carabinieri straordinari, senza i quali non avrei ottenuto i risultati che sono stati ottenuti. Ringrazio la scala gerarchica per la serenità che ci ha infuso, per la serenità con la quale ci ha permesso di lavorare, sempre vicina alle esigenze personali e alle esigenze istituzionali. Al suo posto il capitano Francesco Iodice, il suo curriculum è un ottimo biglietto di presentazione. Dal 2012 al 2019 ha assunto il comando della Tenenza Carabinieri di Melito di Napoli, trovandosi a operare in un territorio caratterizzato dalla presenza di organizzazioni di tipo mafioso. Successivamente ha assunto per 4 anni il comando della Compagnia Carabinieri di Molfetta, Bari, ottenendo brillanti risultati in termini di contrasto alla criminalità. Sarà il mio primo obiettivo, quello di ascoltare soprattutto appunto cittadinanza e istituzioni, con cui sono certo instaureremo ottimi rapporti di collaborazione. Ovviamente poi calibreremo la nostra attività su quelle che sono le necessità del territorio. Cercheremo ovviamente di seguire le orme del signor colonnello Turchetti, che so ha fatto benissimo, quindi sono certo che con la collaborazione affronteremo ogni tipo di problema. Il comandante provinciale dei Carabinieri, Vincenzo Maresca, oltre a ringraziare il tenente colonnello Turchetti per l'impegno profuso in questi anni, ha dato il benvenuto al suo sostituto, sottolineando come il capitano Iodice porterà un considerevole bagaglio di esperienza all'interno di una squadra già ben strutturata. Come sapete, il mese di settembre per noi è un mese cruciale di cambi, di arrivi e di partenze. Abbiamo salutato oggi colonnello Turchetti che lascia la compagnia capoluogo, abbiamo dato il benvenuto al capitano Iodice, i loro curriculum parlano per loro, quindi hanno fatto esperienze importanti. Il capitano Iodice comunque arriva dalla Puglia, ha fatto esperienze in Campania, saprà fare sicuramente bene. Il colonnello Turchetti l'abbiamo conosciuto in questi 4 anni nel capoluogo, ha fatto benissimo e farà benissimo anche nel prossimo incarico. Nell'occasione presentati anche 2 nuovi comandanti di stazione appena arrivati in provincia di Isernia. Si tratta del maresciallo Lepore, che guiderà la stazione di Colli a Volturno, e del maresciallo Pagnano, al vertice di quella di Pietrabondante. Era l'occasione giusta anche per presentarvi i nuovi comandanti di stazione. Nuovi giunti, giovani, motivati, che hanno assunto il comando di 2 stazioni per noi cruciali, come Colli a Volturno, che è una stazione grande, ha 4 comuni alle dipendenze, e il comandante della stazione di Pietrabondante, che avete conosciuto qui in conferenza stampa, più giovane, che comunque ha già un'esperienza importante. A Dubai il prestigioso riconoscimento attribuito al Licinius, prodotto dall'azienda agricola del signor Ernesto Di Muccio. Si tratta di un olio pregiatissimo, un onore portare in alto il nome di Venafro, ci ha detto l'imprenditore agricolo. Ascoltiamolo. Siamo in un uliveto all'interno del Parco regionale dell'Olivo di Venafro. Qui si produce l'olio Licinius. Stando alle numerose e prestigiose attestazioni a carattere internazionale, beh, questo è l'olio più buono del mondo. A testimoniarlo lo sfavillio di targhe e trofei che troviamo in bella mostra nell'uliveto. Sul banchetto non ci stanno altri riconoscimenti che ho dovuto lasciare a casa, ci dice orgoglioso il signor Ernesto Di Muccio, che porta avanti una tradizione familiare iniziata quasi un secolo fa. Olio d'Italia, gocce d'oro d'Italia, gocce d'oro internazionale, gambero rosso, premio mondiale lodo, perché lodevole, unico ed emozionante. Al centro
tra l'epifania di riconoscimenti, l'ultimo in ordine di tempo, il più ambito, giunto addirittura dall'Arabia Saudita. A Dubai si sa, l'eccellenza è di casa e a quanto pare anche per l'oro verde si punta al massimo. L'olio Licinius ha prevalso su altri pregiatissimi prodotti in lizza, aggiudicandosi la medaglia d'oro mondiale per il migliore olio Evo. Ogni anno ha la sua caratteristica, la sua evoluzione dell'olio, perché purtroppo i tempi sono cambiati, le temperature sono quelle che sono, quindi non possiamo fare una stima precisa. Una cosa che posso dire, noi facciamo un olio di nicchia, un olio di qualità. Un olio di nicchia, diceva lei, ma che viene esportato ed apprezzato in tutto il mondo. Riuscite a farlo arrivare in quali luoghi, in quali paesi? Ma in primis viene portato in Francia, viene portato in America e poi in Italia nella costiera amalfitana. Per ultimo, in ordine cronologico, in ordine di tempo, a Dubai. Siamo in attesa di esportarlo anche in altre realtà mondiali. L'olivo a Venafro vanta una tradizione antichissima che risale al IV secolo a.C. Marco Licinio avrebbe selezionato una cultivar, l'attuale Aurina, di qui il nome in suo onore. A colpirci è l'amore per il lavoro e l'entusiasmo con cui Ernesto ci descrive i pregi del suo olio per la salute, certificati da medici ed esperti. Tutto parte dalla scelta di curare il nostro oliveto senza l'uso di pesticidi, dice, mentre ci mostra l'apposito premio che lo attesta. Non lo uso perché la nostra varietà Aurina non ha bisogno di antiparassitari, perché la drupe non ha drupe, è minima drupe, quindi la mosca non è attratta da questo frutto, quindi non può deporre le uova che poi si trasformano in larva. Quindi ecco perché noi siamo fieri di quest'olio e di questa oliva. Prima di iniziare a fare la raccolta, ovvio concordiamo con il frantoiano. Lui, ecco, stabiliamo una data, dopodiché procediamo. Nel momento in cui io ho deciso la data, il frantoiano sta a nostra disposizione, ovviamente questo si paga, ma quando noi finiamo l'ultima pianta delle olive, vengono subito caricate sul camioncino e portate direttamente al frantoio. Al frantoio vengono defogliate, vengono lavate, vengono molite e conservate a camera costante. Senza tempi di attesa. Tempo di attesa è zero, non è un'ora, non è 2 ore, ma tempo di attesa è zero. Quindi noi siamo fieri per quest'olio, perché facciamo appunto qualità. Beh, ed ora, dopo tante parole, l'ultima cosa da fare, la più gradita, un assaggio del prelibato olio di Venafro, il più buono del mondo. Bene, ed ora è arrivato il momento di dare uno sguardo alle nostre previsioni meteo. Il meteo è offerto da Casa di Cura Villa dei Platani Malzoni di Avellino. Benvenuti al meteo di TV Molise. Diamo uno sguardo alle previsioni per la giornata di oggi, domenica 24 settembre. Dopo un primo flusso instabile, in arrivo un secondo fronte perturbato, che stavolta coinvolgerà soprattutto le zone orientali della regione. In mattinata avremo condizioni di variabilità atmosferica con nuvole schiarite su tutto il territorio. Dal pomeriggio invece è atteso un forte peggioramento lungo la costa, con interessamento anche del campo bassano e meno i settori occidentali. Ci aspettiamo nelle aree coinvolte forti temporali e locali grandinate, venti dai quadranti settentrionali anche forti lungo la costa, mare molto mosso. Temperature: campo basso minima 11 massima 17, Isernia minima 13 massima 20, Termoli minima 19 massima 20, Venafro minima 15 massima 23. Vediamo ora che tempo farà per la giornata di lunedì 25 settembre. Per la giornata di domani è previsto un miglioramento delle condizioni generali a partire dai territori occidentali, dove sono previsti ampi rasserenamenti. Tuttavia il tempo perturbato insisterà ancora lungo la costa e nelle aree sublitoranee, dove i fenomeni, seppur di minore intensità, insisteranno per tutta la giornata. Venti dai quadranti settentrionali, mare mosso ma con moto ondoso in diminuzione. Temperature: campo basso minima 11 massima 20, Isernia minima 14 massima 23, Termoli minima 19 massima 22, Venafro minima 15 massima 25.
E il meteo chiude anche questo appuntamento con TG Replay, un appuntamento che torna, neanche a dirlo, puntuale, domenica prossima. Mi raccomando, non mancate, vi aspetto.